Benvenuti nel nostro canale, amici devoti alla ricerca della saggezza e della consapevolezza. Oggi, vi invitiamo a immergervi in un viaggio unico nel Giardino del Silenzio, dove le parole si fondono con i suoni della natura e i colori del crepuscolo dipingono il cielo con la magia dell'eternità. Ma prima di iniziare questa esperienza, vi chiediamo un piccolo favore. Vi preghiamo di iscrivervi al nostro canale e lasciare un like a questo video. Il vostro supporto è la chiave che apre le porte della conoscenza e ci permette di continuare a condividere storie e insegnamenti che nutrono l'anima. Oggi, vi racconteremo un'affascinante storia nata dalla saggezza di Roshi, il saggio del nostro villaggio. Una storia che vi guiderà attraverso i sentieri sensoriali del Giardino del Silenzio, dove ogni passo è un insegnamento e ogni sensazione è una lezione preziosa. Siete pronti a lasciarvi trasportare da questa narrazione incantevole? Iscrivetevi e lasciate un like per unirvi a noi in questo viaggio di scoperta e saggezza. Il vostro sostegno è la luce che illumina il cammino, e siamo grati di condividerlo con voi. Nel tranquillo villaggio di Anako, c'era un anziano saggio di nome Hiroshi. Era noto per la sua saggezza e il suo silenzio eloquente. Un giorno, un giovane di nome Kenta, desideroso di apprendere i segreti della vita, si avvicinò a Hiroshi. Hiroshi-san, disse Kenta con rispetto, vorrei imparare da te. Come posso trovare la saggezza che hai? Hiroshi sorrise leggermente e disse, Kenta, spesso è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio. Ma seguimi. Insieme, si diressero verso il Giardino del Silenzio, un luogo speciale dove il vento sussurrava segreti e gli alberi parlavano con le foglie. Appena entrarono, Kenta sentì un profumo avvolgente di fiori di ciliegio nell'aria. La vista di petali rosa che danzavano leggeri lo avvolse come una melodia silenziosa. Hiroshi indicò un albero secolare. Ascolta il suono del vento tra le foglie. Ogni soffio racconta una storia, ma solo coloro che sanno ascoltare possono comprenderla. Kenta chiuse gli occhi, concentrandosi sul fruscio leggero del vento. Lentamente, iniziò a percepire una melodia, un susseguirsi di note che parlavano di vita e armonia. Era come se l'albero stesso stesse rivelando i segreti dell'esistenza. Hai appena imparato che l'udito è un portale per la saggezza, disse Hiroshi, con gli occhi che brillavano come stelle lontane. Continuarono il loro cammino attraverso il giardino, fino a quando giunsero a un piccolo stagno. Hiroshi prese una pietra liscia e la lanciò delicatamente sulla superficie calma dell'acqua. Le onde circolari si espansero, interagendo con il riflesso della luna. Guarda attentamente, disse Hiroshi. Ogni azione ha un impatto, così come ogni parola. Ma la comprensione profonda richiede silenzio e riflessione. Kent annuì, osservando le onde che si dissolvevano lentamente. Hiroshi lo condusse poi attraverso un sentiero coperto di muschio, invitandolo a camminare a piedi nudi. La sensazione umida e fresca sotto i piedi di Kenta lo ancorava al presente, rendendo ogni passo un'esperienza sensoriale. La vita è come il muschio sotto i tuoi piedi, disse Hiroshi. Devi sentire la terra per capire la tua connessione con essa. Giunsero infine a un piccolo padiglione dove il tè verde fumante attendeva. Hiroshi porse una tazza a Kenta. Il giovane inspirò profondamente il delicato aroma e assaporò il tè con occhi chiusi. Ogni sorso è un viaggio, disse Hiroshi. Il gusto è un'arte che ti connette con il presente. Assapora ogni momento come assapori il tè. Kenta apprese così che la saggezza non era solo nelle parole, ma nelle esperienze sensoriali che abbracciavano la vita. La sua avventura con Hiroshi continuava, e ogni passo lo avvicinava a una consapevolezza più profonda, come petali di ciliegio che danzavano nel vento del Giardino del Silenzio. Mentre il sole calava lentamente all'orizzonte, dipingendo il cielo con tonalità calde di arancio e rosa, Kenta e Hiroshi si sedettero sul pavimento del padiglione. La luce dorata filtrava attraverso i rami degli alberi circostanti, creando un'atmosfera serena e magica. Hiroshi guardò il giovane con occhi saggi e disse, «Kenta, la vita è come il tramonto,
una sequenza di momenti fugaci che danzano tra il giorno e la notte. Per apprezzarla appieno, devi imparare a vedere la bellezza anche nelle piccole cose. Mentre parlava, Hiroshi prese una foglia di ciliegio caduta e la porse a Kenta. Il giovane osservò la delicatezza della foglia, le sue venature sottili e il colore che si trasformava dal verde al rosso. Era come se ogni dettaglio raccontasse la storia di un ciclo di vita. «La vista è un dono prezioso», disse Hiroshi. «Guarda oltre le apparenze e scoprirai la ricchezza nascosta in ogni istante». Kenta annuì, assorto nelle parole del saggio. Mentre il crepuscolo avanzava, il vento portò con sé il canto leggero di una gru lontana. Hiroshi chiuse gli occhi e disse, «Ascolta il canto dell'anima, Kenta. È la musica che collega ogni essere vivente». Il giovane concentrò la sua attenzione sul canto melodioso. Ogni nota sembrava un'invocazione alla comprensione più profonda. Era come se il suono stesso stesse cercando di sciogliere i confini tra lui e il mondo che lo circondava. Hiroshi prese un piccolo vasetto d'incenso e lo accese delicatamente. Un profumo avvolse il padiglione, un misto di sandalo e patchouli, evocando memorie ancestrali e promesse di un futuro incerto. Kenta chiuse gli occhi e respirò profondamente, lasciandosi avvolgere dalle fragranze che riempivano l'aria. «L'odore è un ponte tra il presente e il passato», spiegò Hiroshi. «Ci ricorda da dove veniamo e ci connette al momento presente». La serata proseguì con il saggio che raccontava storie di antichi samurai e monaci erranti, intrecciando le parole con i suoni della natura e il profumo dell'incenso. Kenta si sentì immerso in un mondo dove il tempo sembrava fermarsi, dove ogni sensazione lo avvolgeva come un abbraccio caldo. Infine, Hiroshi alzò la tazza di tè rimasta sul tavolo e disse, «Il gusto del tè, come il gusto della vita, è un mistero che solo chi pratica la consapevolezza può comprendere. Ogni sorso è un viaggio, ogni goccia è una lezione». La notte cadde, avvolgendo il giardino del silenzio in un manto di stelle scintillanti. Hiroshi guardò il cielo e disse, «Kenta, la saggezza è come il cielo notturno. Ogni stella è una lezione, ogni buio è una possibilità di scoperta. Ora, lascia che la tua mente si apra come il cielo vasto e senza fine». E così, sotto il cielo stellato, Kenta continuò il suo viaggio di apprendimento, guidato dalle parole e dalle esperienze sensoriali condivise da Hiroshi. Il giardino del silenzio si trasformò in un laboratorio di saggezza, dove ogni passo, suono, odore, gusto e visione contribuivano a plasmare la consapevolezza del giovane. La notte era solo l'inizio di un percorso intriso di mistero e scoperta, dove il silenzio era la chiave per aprire porte invisibili nella mente di Kenta. E così, cari amici del Giardino del Silenzio, siamo giunti alla fine di questo viaggio straordinario. Speriamo che le parole e le esperienze sensoriali raccontate oggi abbiano toccato il vostro cuore e la vostra anima, portando un po' di saggezza e ispirazione nella vostra vita. Prima di concludere, vi chiediamo un ultimo gesto d'amore. Vi preghiamo di iscrivervi al nostro canale, lasciare un like a questo video e condividere la bellezza di questo racconto con coloro che credete possano trarne beneficio. Il vostro sostegno è la linfa vitale che fa crescere questo giardino di saggezza, permettendoci di seminare nuovi semi di conoscenza. Ogni iscrizione è come un nuovo germoglio che si apre alla consapevolezza, ogni like è come il sole che bacia i fiori del nostro impegno, e ogni condivisione è come il vento che diffonde i semi della saggezza in terre nuove. Vi invitiamo anche a lasciare un commento con le vostre riflessioni e pensieri. Condividete con noi le vostre esperienze nel Giardino del Silenzio, e insieme creeremo una comunità che abbraccia la bellezza della conoscenza e dell'illuminazione interiore. Grazie di cuore per essere parte di questa avventura. Iscrivetevi, lasciate un like, condividete e commentate per sostenere il nostro canale. Il vostro impegno è la forza che ci spinge a continuare a condividere storie e insegnamenti che risuonano nel silenzio della comprensione. A presto, nel prossimo capitolo del nostro viaggio nel Giardino del Silenzio. Che la pace e la saggezza siano con voi sempre.